Ciao a tutti. Il Presidente del Consiglio stamattina in Parlamento ha detto con... che siamo ormai nella fase 2, siamo nella fase della svolta e addirittura ha detto che serve un patto con l'opposizione. Eh, nel mio intervento ho detto, con... spero con chiarezza, che ci sono tre condizioni perché questa svolta possa essere effettivamente una svolta e perché forse questo patto possa essere effettivamente un patto. La prima. E che la svolta si basi non sulla paura, ma sulla fiducia, sulla responsabilità, su scommettere sulla libertà eh, dei cittadini. La seconda, che non ci sia lo Stato padrone, ma che la svolta avvenga nell'investire nelle risorse dei privati, delle imprese, dei cittadini, delle associazioni, dell'educazione, che si investa in infrastrutture pubbliche, materiali e immateriali. La terza, più semplificazione e meno burocrazia. Un esempio fra tutti che dice come il decreto rilancio su cui secondo il Presidente del Consiglio si dovrebbe basare questa svolta è invece sta andando nella direzione non del rilancio ma del sostegno dell'assistenzialismo, non del progetto strategico ma di tante toppe che possono essere messe. Nell'articolo 221-22 del decreto rilancio si parla di un provvedimento molto importante e strategico, cioè sono state destinate delle risorse per Taranto, città martoriata, ma non per l'IVA di Taranto, ma per l'acquisto di autobus e il rinnovo del parco autobus del comune di Taranto. La domanda, ma servono solo al comune di Taranto o per esempio al comune di Roma non serve rinnovare il proprio parco mezzi, addirittura ogni giorno ne bruciano due? Se il tema è eh, rinnoviamo il parco mezzi che gira pubblico, che gira in tutta Italia, facciamo allora un grande progetto strategico. Rinnovia investiamo 3 miliardi di euro anziché darli allo Stato pardon, che entra in Italia, in dopo altri 12 miliardi che sono stati messi, e facciamo un grande progetto che nei prossimi tre anni tutti i parchi mezzi pubblici, di auto pubbliche che eh, trasportano passeggeri in Italia debbano essere rinnovati. Che cosa otterremo? Otterremo ovviamente minore inquinamento, più efficienza, ma ancora di più lo sviluppo di una filiera strategica. Questo vuol dire non mettere delle toppe, ma vuol dire eh, invece investire in un piano industriale. Quello che ho detto al Presidente del Consiglio, che mi sembra che raccontando tra l'altro un aneddoto molto... Eh, simpatico di Papa Benedetto XVI, che il, il cui responsabile dell'immagine gli aveva detto: Papa, do, santità, dobbiamo curare molto le immagini. L'immagine, siamo nella società dell'immagine. Eh, Papa Benedetto gli rispose: Io credo ancora molto di più nel valore di un'idea che nelle immagini. E per fare la parafrasi con il Presidente del Consiglio, eh, questo decreto rilancio, questo decreto di 270 articoli, certamente ha molti progetti. Che possono fare immagine, ma non fanno un'idea. Eh, L'idea sull'idea, sulla prospettiva strategica possiamo collaborare e dobbiamo collaborare perché è in gioco il futuro del Paese. Sull'immagine serve solo a creare il consenso, ma che purtroppo dura poco. Vi prego di ascoltare se volete l'intervento che ho fatto e come sempre di mandarmi i vostri commenti. Alla prossima. Signor Presidente del Consiglio, eh, stamattina sul eh, foglio compare a piena pagina una sua intervista che dice l'ora della svolta ora patto con l'opposizione. Come premessa anche nel poco tempo a disposizione mi permetta di dire che la richiesta che tutte le opposizioni le hanno fatto, di giudicare negativamente l'intervento, le parole, il sarcasmo fuori luogo, la irresponsabilità dell'intervento del Movimento 5 Stelle, del collega del Movimento 5 Stelle scientificamente preparato non è una richiesta formale. La lealtà istituzionale e la collaborazione a cui ci ha richiamato il Presidente della Repubblica occorrono nelle differenze questa responsabilità. 80 miliardi di euro in una situazione eccezionale, tutte a debito degli italiani, con la responsabilità di tutto il Parlamento, richiedono nella differenza una leale collaborazione. Allora, ed è per questo che le chiediamo di farlo, è l'ora della svolta. Patto con le opposizioni. Sinteticamente, tre punti dal mio punto di vista per questo patto delle con le opposizioni, o meglio, per questa ora della svolta. La prima, la svolta, la fase 2, passata alla fase 1, avrà come perno, come base la paura, il distanziamento sociale, il dire attenti, non ci fidiamo di voi, attenti, chiudiamo tutti, oppure scommetterà sulla responsabilità. Sulla libertà, sulla fiducia degli italiani, sulla vera risorsa che noi abbiamo che si chiama cittadini e persona? Mattia Feltri diceva una cosa importante, storicamente importante. 70 anni fa ci sono amici, cittadini, persone, parenti che di, noi, di tanti di noi che hanno perso la vita per difendere la libertà. Oggi abbiamo per difendere la vita limitato la libertà. Questo è il paradosso di cui abbiamo davanti, ma la vita, lo sa meglio lei di me, lo sappiamo tutti, la vita è libertà, ogni rinascita si fonda sulla libertà. Secondo aspetto, questa svolta si baserà su più Stato, su più nazionalizzazioni, oppure scommetterà sulle imprese, sulla società? Sull'educazione, sull'investimento in infrastrutture materiali e immateriali, sulla risorsa pubblica che diventa un moltiplicatore della risorsa privata? Questo è un fatto fondamentale e dal decreto che lei presenta sembra che la strada sia invece più Stato, più nazionalizzazione, più invadenza dello Stato, meno fiducia nelle imprese e nei cittadini. La sua consulente Marianna Mazzuccato dice serve uno strato imprenditore che aiuti le aziende dicendo loro come e dove intervenire. Lo Stato che dice alle aziende come e dove intervenire. Le aziende chiedono una sola cosa, lasciateci in pace, lasciateci dare tutto quello che possiamo fare, liberate la nostra creatività, togliete lacci e lacciuoli. L'esempio gliel'hanno fatto anche gli altri colleghi. È l'esempio dei 500, del bono, del 500 euro del buono vacanza. Le dico semplicemente per chi, al di là dei dipendenti pubblici, intanto tutti i lavoratori dipendenti e le imprese, prima di mettere in cassa integrazione i loro, i, i loro dipendenti, hanno fatto consumare le ferie. E quindi oggi non c'è più nessuno che ha una feria, una fe, delle ferie da, 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 da poter mettere a disposizione. Si avvia conclusione? No, mi scusi, finisco. Eh, sì, allora, però si avvia conclusione. Sì, 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 a mia a conclusione. Un miliardo, due miliardi. Non è meglio metterli, se il turismo è l'asse portante industriale di questo paese, darle alle imprese turistiche per mettere questa valorizzazione, questa, questo progetto industria di rilancio. 12.000 agenzie di viaggio 10.000 agenzie di viaggio e 2.000 tour operator hanno avuto 25 milioni da questo decreto. Prendiamo quel miliardo e mezzo e lanciamo un progetto industriale. Più semplificazione o più burocrazia? Le ricordo solo che. Il CARES Act in America ha 100 misure, le nostre misure sono 600. È più burocrazia o più semplificazione? Per concludere, io credo che, lo dico, che nell'epoca delle immagini dei social, oggi più che mille immagini serve a un'idea. In questo decreto, dal mio punto di vista, ma si può cambiare? Non sei, Mille proposte, ci sono mille proposte, mille piccole proposte non fanno una vera idea. Sulle idee e sui progetti l'opposizione nella sua differenza c'è, sulle immagini no.